wifi per tutti. No, dovete sapere che noi abbiamo lanciato un contest, perché giustamente voi abbiamo avuto la vostra proposta sul red carpet, abbiamo scoperto il sesso della bambina, verissimo, abbiamo detto scusa, e noi vogliamo scegliere il nome, abbiamo deciso noi. Abbiamo lanciato un televoto contest, che con i tweet daranno dei consigli a voi, e noi piano piano vi leggiamo i nomi che vi, che vi consigliano. Se sono tutti nel mood nome wifi, andiamo bene. Devo dire che la mia bimba, la nostra bimba avrà un nome stupendo. Denunciamo Elon Musk. Beh, proprio. Direi che in questo caso non facciamo scegliere al pubblico il nome. Brava, esatto. Visto il wifi. Allora, Sofì, ma io comunque, tra l'altro, ricordo invece Sofì nella casa parlarmi quando chiacchieravamo a dire che avresti voluto proprio una bambina, quindi immagino che sia stata una sorpresa. Per me era proprio un sogno, anche perché lo sai, alla fine ho il mio fratellino Ricky, che io e mia mamma abbiamo cresciuto come se fosse nostro figlio, e quindi non ti dico che ho già provato la crescita di un maschio, però comunque qualcosina sì. E poi fondamentalmente tutti e due, come ho già detto a Pierre, siete complici di questa cosa, perché comunque te sei stata la nostra famosa cupida, e Pierre, diciamo che ce la vuoi raccontare te, Pierre? La litigata del 31 luglio, dove mentre io e Giulia discutevamo, i basciagoni, diciamo che stavano insomma dandosi in quel momento. Sì, stavano concependo la bambina, capito? Sì, ma stavo a litigare io. Non ho mai stavamo vicini di stanze. Ma la cosa assurda è che poi dopo la distanza avete fatto perché l'energia nell'aria poteva arrivare a voi, era un attimo. No, ma Pierre, la cosa assurda è che Giulia c'era veramente sempre, mi ha fatto 2 o 3 date la dottoressa, e io in quelle date ero sempre con Giulia, una volta a Riccione, una volta in Puglia, gli ho detto tu c'è. Era quello. Un segnale? Sarà un segnale questo. Ok, al mio segnale scatenerò l'inferno. Tutti questi mazzi di fiori raccolti ai matrimoni, bouquet. E stare lì Giulia sempre in queste cose, secondo d'Italia. Me promette bene questa futura. Giulia sta preparando il tour, lanciami il bouquet, un tour in tutta Italia, perché lei raccoglie il bouquet. E tocca a te adesso. Ora, ragazzi, lei ha aperto il bouquet, ora è il tuo turno. Ora siete la mia fonte di ispirazione adesso, dai. Ma avete buttato voi invece a un nome? Cioè non avete, avrete buttato giù dei nomi, tipo se maschio lo chiamiamo così, se femmina mi piace. No, allora abbiamo delle idee che in realtà le avevamo già dette dentro la casa, ridendo, per assurdo, ci conoscevamo da 2 settimane, dicevamo quando avremo una figlia la chiameremo. C'era inizialmente l'idea del Charlotte, che poi ho rovinato perché il nome Charlotte è vero. Quindi il nome Charlotte per la bimba direi stato bannato. Mi piace tanto Chloe. Sono un po' in fissa con Chloe, e ce ne sono un po', poi ce n'è uno che non vi dico perché è il nostro preferito e potrebbe essere quello. Ok. E poi quali altri ti piaceva, amore? Io sono un po' tipo Kardashian, le vedo. Chloe e Bacciano. Celine, diciamo che Basciano, ci sarebbe anche da mettere bello Celine. A me Celine anche il nome di Giorgia, Nicole, anche Nicole, secondo nome di mia sorella. Ah, Nicole anche ci scriveva Nicole prima. Nicole o Nicole con la N? Nicole con la N. Napoli. Bella? Si chiama Nicole, no? Ale? Secondo nome. Guarda, secondo nome Giorgia. Io non vorrei essere un po', sai, mi conoscete, però anche il web e il parere maggiore che abbiamo chiesto, statistiche diciamo nazionali, che dire internazionali, dicono che dovreste chiamare la bambina Soleil, assolutamente. Soleil per Paola, Soleil, come la nonna. Però Soleil Basciano, scusa, sarebbe anche bene. Ma perché, oddio, te le immagini che carattere una Soleil Basciano? No! Diamogli un altro nome, fidati. Diamogli un altro nome che è meglio. Terremoto. Io mi sto immaginando tipo una scena, non so perché, di Soleil e la nostra futura Soleil con i codini in giro. Senza voi. Il manuale della princesa.